Buonasera a tutti voi. La vostra presenza qui, la nostra presenza qui è così imponente, sollecita e affettuosa. E credo che questo sia davvero un segno tangibile di quanto l'ospite che come fraternità accogliamo oggi sia proprio quella voce che desideravamo tutti ascoltare su un tema che è tra i più essenziali per la nostra anima, la morte. Il nostro ospite ha avuto tante vite, le sue biografie dicono un po' ovunque così, ex falegname, liutaio, monaco cattolico, maestro di meditazione, esperto di cure palliative, tanatologo, cioè studioso della morte. Padre Bormolini sembra effettivamente avere vissuto molte vite, oggi dirige un centro di meditazione e spiritualità che è stato visitato tra l'altro anche da Giovanni Paolo II, Dalai Lama, e insegna una cosa bellissima che è gentilezza nella cura, ho detto bene, all'ospedale Mayer di Firenze, ma soprattutto ormai da tempo sta dedicando la sua vita a un progetto che è coraggioso, intenso e necessario. Il progetto si chiama Tutto è Vita e nasce dalla missione quotidiana di Padre Bormolini nel prendersi cura di chi si sta avvicinando alla morte. Quello che nel concreto sta facendo è trasformare un borgo abbandonato nella campagna di Prato, giusto? Il borgo si chiama Mezzana, è un villaggio che sarà interamente destinato ad accogliere, curare e accompagnare alla morte i malati terminali attraverso la meditazione e la spiritualità. E quindi teniamo molto da subito a ricordarvi che i libri che potete trovare di Padre Bormolini, che potete trovare qua fuori al banchetto e alla botteguccia del monastero, servono anche e soprattutto a sostenere questo progetto, di cui speriamo di ascoltare un po' di più dalla sua voce. E quindi siamo felici di accogliere, di avere qui con noi oggi Padre Guido Alberto Bormolini. Allora, come stai? Bene, grazie. Bene, grazie anche dell'invito, grazie a Don Francesco e a tutti voi che siete venuti anche da posti non vicinissimi, mi hanno detto. Sì, penso che siano accorsi da molte parti per ascoltarti. Che ne pensi qua del nostro spazio? Posto della bellissimo, nostra... mi piace anche lo stile che state adottando e mi piace soprattutto l'accoglienza, perché poi a rendere belle le pietre sono le persone vive che le abitano. Non mi piacciono i musei anonimi, i posti vivi sono determinati proprio dalle anime che vivificano un luogo. Allora, intanto, prima di lasciarci guidare davvero dalle tue parole, possiamo entrare un attimo nella dimensione dell'ascolto e della ricerca grazie alla musica. Il brano che ascoltiamo ci parla infatti di quello stato di perenne sete e ricerca di infinito che è la cifra dell'essere umano e che il grande maestro Battiato ha saputo narrare come nessun altro. E ti vengo a cercare. Cambiare l'oggetto dei miei desideri,
mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai è la fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà e ti vengo a cercare perché sto bene. Ed ora andiamo al cuore del nostro incontro. La morte è una tragedia, la morte è assurda, illogica, incomprensibile, irrazionale. Per la morte noi usiamo sempre questo tipo di aggettivi, è ingiusto, è inspiegabile, e diamo alla morte i connotati di un attore che violentemente o improvvisamente viene verso di noi. La morte irrompe nella nostra vita, la morte è entrata in quella casa, la morte ci ha visitato. Ancora di più, a volte diciamo la morte ci annienta, ci devasta, ci terrorizza, ci imbarazza addirittura, quando ad esempio abbiamo a che fare con le morti imminenti o improvvise che siano degli altri. E non è raro che chi si appresta alla morte, magari per una lunga malattia, rimanga anche isolato da una forzata solitudine fatta un po' di imbarazzi, no? E di incapacità anche degli affetti più cari a volte ad affrontare in viso una sorta di disagio della morte. A volte si dice la morte puzza, la morte incombe con la sua presenza nelle stanze e negli ambienti, prima e dopo, al momento del lutto. Eppure, a cambiare prospettiva, la morte è il più proprio, naturale e certo dei passaggi di stato nell'esistenza dei viventi. A ben vedere c'è dell'incredibile nella nascita, non nella morte. E l'uomo, in quanto dotato di autocoscienza, potrebbe, anzi, è l'unico essere vivente consapevole di essere destinato a questo passaggio. E la letteratura sulla morte è immensa a voler cercare. I grandi pensatori su questo hanno riflettuto in ogni modo. Nell'Ottocento Søren Kierkegaard, un grande filosofo di quel periodo, parlando dell'umanità di Gesù, ne ritrovava il senso nel momento in cui Cristo dice a Giuda, che sta per tradirlo, quello che devi fare fallo in fretta, ad indicare nell'angoscia della morte, nell'assumere come incognita il futuro e il nucleo essenziale di ciò che ci rende umani. Oggi per noi la morte è più che mai un tabù, qualcosa da non nominare, da passare in sordina, da allontanare dal pensiero il più possibile. Eppure già nel Cinquecento un altro grandissimo filosofo, anche forse troppo poco conosciuto, Michel de Montaigne, diceva: spogliamo questo nemico della sua stranezza, frequentiamolo, avvezziamoci a lui. E mi piace tanto che il cuore del nostro interrogativo di oggi stia nell'appellativo sorella dato alla morte da San Francesco. Sorella morte è quasi un ossimoro, un aggettivo dolcissimo, sorella, quotidiano, familiare, per una realtà che è così dura. La chiamava così Francesco, sorella morte, donandole finalmente un posto d'onore nella realtà della nostra esistenza. Ma Francesco viveva in un tempo in cui la morte era quotidianamente accolta come un passaggio naturale verso l'altra vita,
a cui si credeva forse con più fiduciosa e semplice convinzione, e oggi invece rincorriamo l'immortalità. Tentiamo di allontanare sia il pensiero della morte che la sua imminenza. Vogliamo eliminare l'intera scia di sofferenza generata dalla morte, quella che la precede, quando la sappiamo vicina, e quella che la segue quando a morire sono i nostri affetti. E vogliamo posticiparla la morte, e se proprio arriva, violenta o annunciata, è sempre abominevole, anormale, ingiusta e incomprensibile. Eppure ci deve essere una strada, una chiave, un cammino da percorrere in vita per sentire in noi l'immortalità del nostro essere, pur accogliendo l'idea della morte. Spesso si è soliti pensare che la morte possa essere accettata, compresa o addirittura attesa solo da una prospettiva religiosa. Ma io credo sia possibile, e le parole di Padre Bormolini probabilmente ci aiuteranno a comprenderlo, trovare quella strada e quel cammino anche nella laicità. Imparare a morire può insegnarci a vivere. Ai miei studenti di filosofia dico spesso: noi siamo infinito. Il nostro io, che è il riflesso sicuramente di un assoluto più grande, è più ampio della nostra mente, che è calcolatrice, razionale, logica. Se così non fosse, morto il corpo, si perderebbero per sempre le idee che abbiamo generato, il bene che abbiamo seminato, l'amore che abbiamo donato, ricevuto, scambiato. E se così non fosse, non ci sarebbe quella catena infinita, appunto, di sentimenti, emozioni, creazioni artistiche, bellezza, in definitiva, che lega l'umanità da sempre e per sempre. Se così non fosse, morta una persona amata, non vi sarebbe ricordo, sofferenza, lutto, e allora non avremmo neppure bisogno di elaborarlo, questo passaggio, in maniera attiva, sebbene dolorosa. E invece un'esperienza quotidiana di ognuno di noi, che è un'opera d'arte, un figlio, un'amicizia, le parole che abbiamo detto, le riflessioni e i pensieri che abbiamo formulato e scritto, siano un prolungamento del nostro io, della nostra anima, che permangono oltre la finitezza della nostra carne, del nostro corpo, che seminano, germogliano per sempre nel tessuto dell'umano che verrà anche dopo di noi, quando sarà il momento. Concludo, passo la parola a Padre Bormolini con un aneddoto molto personale. Mia figlia Nina, a 6 anni tra poco, circa un anno fa ha voluto che le parlassi seriamente della morte. Mamma, mi ha detto, io non voglio che tu muoia, che è una preoccupazione abbastanza normale a 5 anni, insomma. Mamma, non voglio che tu muoia mai, perché voglio stare sempre con te, mi ha detto. Ed è la descrizione della sua ansia, è lo specchio della nostra, perché anche se crescendo non la vediamo con tanta genuinità, però ciò che non vogliamo è staccarci, in realtà. E sono riuscita a dirle con enorme sforzo, ma anche con assoluta convinzione, quello che dico anche ai miei studenti, ma in parole più semplici. Le ho detto, amore, Pesciolino Rosso è morto, ma non per questo hai smesso all'improvviso di sapere che c'era e né di ricordarlo. E quando mamma morirà non sarà perché non c'è più. Io ci sarò in un'altra speciale e bellissima forma, nelle canzoni che ti ho cantato, nelle coccole che ci siamo fatte, nelle risate, nei pianti, nei libri che abbiamo letto. E lei mi ha risposto sorridendo, è vero, il Pesciolino Rosso me lo ricordo e come. Ecco, noi siamo infinito, si tratta di capire se questa è una chiave per aprire quello scrigno di angosce e paure che ci tiene prigioniero il cuore, al pensiero di una morte che non vediamo mai davvero come una sorella. Ma su questo ascoltiamo finalmente le parole di Padre Guido Alberto. Grazie Anna Maria. Allora, forse c'è un po' di rimbombo, non so se voi lo sentite. Forse bisognerà spegnerne uno dei due. Comunque i tecnici sapranno il fatto loro. Così va meglio? Voi lo sentivate il rimbombo? Perfetto. Allora, è chiaro che non è un argomento facile da trattare, quello che può sembrare magari anche un po' strano, anche se appartiene alla mia quotidianità da tanto, fa parte della mia missione fin quasi dai primi passi. Non è che questo rende l'argomento qualcosa di banale, di rutinario, perché di fatto la contemplazione della morte è quello che ti permette di essere vivo sempre e sempre nuovo. Perché è proprio pensando che la morte è dentro la vita che ti cambia il modo di vivere la vita e che ti impedisce proprio di far diventare routine la vita e quindi di far diventare routine la morte. Però in realtà,
giustamente Anna Maria ha detto, il tempo di Francesco era più naturale la morte, però non vuol dire che la morte sia stata ben accolta e che la dichiarazione di Francesco fosse qualcosa di immediatamente comprensibile o di già parte della sensibilità delle persone, non è per nulla così. Pensate che vi dico qualche riga di un grande filosofo che sicuramente la professoressa conoscerà, Epitteto. Ed è interessante, no? Come descrive la gente del suo tempo, i più vanno in giro con l'aria di essere qualcuno, non sono nessuno, sempre in ansia, incuranti di quello che hanno, smaniosi di ottenere ciò che non hanno, in balia dei propri impulsi e emozioni, come eterni bambini che oscillano dal pianto all'euforia, sembra proprio i nostri tempi, eh? Per cui quello che noi, secondo me, poi continuo Epiteto, quello che secondo me noi non abbiamo presente è che in certe cose riteniamo di essere il periodo peggiore della storia dell'umanità. La storia dell'umanità non è stata lineare, è sempre stata un po' onde, no? Compaiono i mistici, si raggiungono delle vette, si riprecipita in basso, poi noi abbiamo un'ottica sbagliata nel ritenere che cos'è progresso, siamo un po' vittime di certe idee illuministe, no? Per cui la tecnologia è il progresso, e chi te l'ha detto? Una civiltà che ha tanta tecnologia è l'unica che è capace di far scoppiare mille volte il pianeta con le sue armi atomiche. Siamo meglio noi o meglio quelli che non l'avevano la tecnologia? Cioè, è complesso tutto questo. Quindi io penso e propendo per un'altra visione molto diversa da quella illuministica, cioè che la storia dell'umanità è caratterizzata dalla libertà. E quindi volta per volta, come usi la libertà, hai un buon livello di umanità o di civiltà o meno. Non c'è una linearità nella storia. Ecco, anche rispetto alla morte è uguale, rispetto alla spiritualità è uguale, perché noi diciamo, gli antichi erano spirituali, noi, io sono uno di questi che è un po', diciamo, innamorato di ciò che gli antichi sapevano fare. Secondo me non è che l'umanità era così. Culturalmente c'erano delle sensibilità che abbiamo perduto e che adesso sono state spazzate via. Ma i popoli sono sempre stati semplicemente esseri umani liberi che potevano aderire o meno a questo. La differenza è solo questa, che una volta culturalmente era una posizione di riferimento degli sguardi spirituali e oggi è molto meno, o addirittura no. Ma il modo in cui la gente comune vive le cose sono le stesse, identiche con quelle che vediamo oggi, come sembra dire Epiteto. Infatti dice, siamo quasi 2000 anni fa, poco meno. Così l'attività diventa inquietudine, il tempo libero ozio, una vita così non vale neanche la pena di essere vissuta, infatti spesso c'è chi invoca la morte, ma quegli stessi che invocano la morte corrono appena si ammalano a chiamare il medico e non badano spese, tant'è la paura di affrontare il salto finale. Siamo uguali, no? Non è cambiato nulla. Così la paura della morte finisce per rendere miserabili gli anni della vecchiaia che potrebbero essere quelli della saggezza. Questa situazione risulta inevitabile se viviamo senza sapere chi siamo, da dove veniamo, perché siamo qui, quali sono i nostri veri compagni, cos'è bene e cos'è male. Ma se qualcuno decide, come fate in questo luogo, se qualcuno decide di dedicarsi completamente a queste domande, trascurando i piaceri, viene di solito deriso dalla gente come un asino riderebbe di chi si dedicasse a qualcosa di diverso dal foraggio. È una triste situazione, ci vorrebbe poco uscire dall'incoscienza. Il problema è che in passato grandi sapienti hanno sempre cercato di provocare i popoli perché non cadessero in questa trappola e quindi il livello di attenzione era alto. Invece adesso cos'è successo? Che culturalmente questo è diventato un tabù. Questo è un fatto inedito. Ma la reazione dell'umanità è sempre stata uguale. Un po' si ha paura della morte, un po' si ha paura della separazione, un po' si ha paura del mistero, per cui si preferisce la quotidianità delle cose banali. Però sta di fatto che ogni tanto citare studi e studiosi fa sempre il suo effetto. Io non sono di questa linea in generale, però a differenza di quello che tanti pensano, perché si sente dire anche da persone cosiddette acculturate, alla fine uno dice, ma sì, ma perché parlare di morte? Che alla fine, almeno finché non ne parlo sto tranquillo, se proprio sarà necessario ne parlerò. Niente di più falso, perché gli studi scientifici sulla materia, accreditati da una quantità incredibile di studi empirici, e la teoria della gestione del terrore della morte, la TMT tecnicamente per gli studiosi, ci dice l'esatto contrario, che far finta che non esiste non ci acqueta ma ci fa vivere e convivere solo con dei fantasmi. Quindi noi sappiamo che non è vero
D'altra parte, in fin dei conti, se avete riempito questo posto, poi magari è sempre strapieno così, per carità, ma anzi me lo immagino, ma hanno parlato tutti molto bene di quello che fate qua. Però poteva essere il contrario, che è sempre strapieno e stavolta non viene nessuno. Vuol dire che fa bene sentirne parlare, se no giustamente stavate a casa. Noi abbiamo visto proprio l'effetto contrario, che quando le persone possono parlarne, si tolgono un macigno dallo stomaco e gli studi lo confermano. Visto che gli studi rassicurano tante persone, ben venga anche citarli. Il problema è che se noi non siamo persone consapevoli della vita, siamo votati alla morte. Il Dhammapada, il testo con i detti attribuiti al Buddha, la consapevolezza, l'attenzione è la strada verso l'immortalità. La disattenzione è la strada verso la morte. Gli attenti e consapevoli non muoiono, i disattenti sono già morti. I famosi sepolcri imbiancati. È chiaro? Perché anche il Vangelo su questa dinamica è interessantissimo. Parla spesso di morti che gli altri credono che siano morti e invece sono vivi, e di vivi che gli altri credono che siano vivi e invece sono dei morti. Nei sepolcri imbiancati, che uno è convinto che siano vivi invece è morto, o quando c'è la diatriba con i Sadducei, no? Che parla di Abramo, di Isacco, come dei viventi che uno pensa che siano dei morti. Perché su questa dinamica c'è tanto da capire anche rispetto a quanto tutte le sapienze hanno saputo elaborare. Allora, la contemplazione della morte, parlarne liberamente, apertamente, parlarne serenamente, offre dei doni. Ripeto, io insegno queste cose all'università, ci sono ricerche scientifiche robustissime, da ora non le dico più, nel senso che se vi fidate bene, però sono molto più interessanti i sapienti antichi. Non è che le scienze contemporanee non confermano quello che dicono i sapienti antichi. Non li cito perché sono noiosi, gli studi moderni. Sono molto più interessanti i modi in cui vengono letti dalla sapienza antica. La prima cosa, il primo dono, che da sempre si dice che dona la contemplazione della morte, è qualcosa che con un termine moderno un po' profanato, è la resilienza. A parte che anche io sono artigiano, sono sempre stato artigiano, di una famiglia di artigiani, tra l'altro lavoravano in ferro tradizionalmente. Ci sono due termini per spiegare cos'è resilienza, che oggi è diventata tanto di moda. Quando una parola è molto di moda, nessuno sa più esattamente cosa vuol dire, perché uno la dice perché la sente dire senza porsi il problema. Ci sono due modi, tra l'altro anche lì c'è un'ambiguità, perché l'ambiguità del linguaggio è molto pericolosa. Ci sono tante parole che noi usiamo convinti che abbiano un senso univoco, e se non le specifici, se non hanno una specificazione, non sai cosa stai dicendo, non sai cosa l'altro possa capirne. Siccome la parola è potente per un cristiano, io non so se siete tutti cristiani e do per scontato che non lo siete tutti, per cui non do per scontato che il vostro riferimento sia quello. Quando ve lo pongo come il mio riferimento che vi offro, dopodiché ognuno. Però per un cristiano il verbo, la parola, genera tutto. Immaginate che potere c'è. Per cui l'ambiguità del linguaggio è pericolosissima se la parola crea tutto ciò che esiste. Non dimentichiamocelo. Comunque, resilienza per il mondo tessile dice una cosa che è l'opposto di quello che voglio dirvi io. Nel mondo tessile, quando un tessuto, se lo stropicci, torna come prima. Questa è resilienza. Noi fabbri, invece, quando un metallo si adatta al colpo che riceve, sopravvivendone, modificato. Si piega ma non si spezza, per dire. Ecco, allora, la contemplazione della morte ci rende resilienti alla maniera dei fabbri e non dei tessili. Perché se tu ritorni come prima, ti rifai male, no? Invece il metallo che si adatta a quella piega che viene presa dal colpo ma non si spezza perché ha la capacità di piegarsi alla vita, dice ciò che ci insegna la morte quando entra nella vita. Ci scontriamo con la morte sin da piccoli, da quando muore magari il pesciolino rosso o qualche animale, e poi dopo i parenti e tutto, via di seguito. Però Silone dice una cosa interessante. L'essere umano non esiste veramente che nella lotta contro i propri limiti. Qual è il limite? No? La morte, che delimita. Ma la lotta contro i propri limiti non è la soppressione,
e dargli un significato, cioè diventare come quel metallo che cambia il tuo limite. Il limite è ciò che delimita una cosa. Una cosa è quello che è perché ha un limite. Se non ha un limite, questo è un pezzo di legno che, avendo dei limiti, diventa un tavolino. Con altri limiti diventerebbe qualcos'altro. Quindi il limite non è la fregatura di qualcosa, è ciò che ti dà te la caratterizza. Però c'è una differenza tra il limite imposto o accettato con un significato. Perché intorno a questo concetto di resilienza, nella sua ambiguità, bisogna stare attenti. Perché ne è nata, ad esempio, nel 1600. Noi attribuiamo ogni male al Medioevo, poverini, che invece non riesco, io non l'ho mai capito. Ma queste sono le ideologie, diciamo, di epoca illuministica, che giustamente avevano dei risentimenti verso alcuni mondi culturali e tutto, però alcune cose restano ideologiche. Però il Medioevo è molto interessante. Il 1600 è stato un po' il disastro per noi, per la cristianità, perché è lì che si è iniziato proprio a prendere proprio grosse cantonate. E nasce il dolorismo, no? Basta vedere una storia dell'arte, come vengono rappresentati i crocifissi dal 1600 in poi, e vedi che è cambiato tutto, cioè che lì la morte l'ha distrutto, mentre prima era il dominatore della morte. C'è una bella differenza, e l'arte rappresenta tanto. Col dolorismo è passato al concetto che soffrire fa bene. Soffrire è una cosa buona, ma alla fine comunque è un concetto che chi è sensibile accoglie. Cioè le sofferenze sono una grande occasione per la vita, no? Ti possono trasformare, plasmare, ti possono rendere migliore, perché la sofferenza può essere un dono, una risorsa, le ferite, tutto quello che vuoi. Attenzione, di nuovo è ambiguo. Allora un nazista infligge sofferenza alla persona perché gli fa bene. Capite? Bisogna sempre stare attenti. La sofferenza elaborata e accettata per amore, anche se subita, la trasforma. Ma non è automatico. Non è la sofferenza che ci rende migliori. È il percorso spirituale che facciamo insieme alla sofferenza, senza la quale la sofferenza bruttisce. È chiaro? Nelson Mandela, che ne sapeva di sofferenza, le difficoltà spezzano alcuni uomini ma ne rafforzano altri. Cioè non è che è un processo automatico. Se non c'è qualcosa che accompagna, quindi questa è la prima cosa, cioè la contemplazione della morte può essere un dono se accompagnata da un percorso di consapevolezza, o può angosciare e basta. Cioè se non specifichiamo, ogni cosa rimane nella sua ambiguità. Ci rende flessibile. Lao Tse, grande saggio cinese, dice: ciò che al mondo è più flessibile vince su ciò che è duro. L'altra cosa è il cambiamento, un altro termine molto in voga, change, poi soprattutto nella sua versione. Io non sono un anglofilo, perché allora per me già l'italiano è una lingua straniera, perché di per sé sarebbe bresciano, no? La lingua che si parla nel paese. Figurati l'inglese. Poi il mio padrone, c'era una cultura all'epoca un po' anti-americana, in paese, per cui tu non potevi dire le parole inglesi, anche solo ok, che sarebbero le oche maschio da noi, no? Perché ti subito dicevano ok. Cioè, allora io purtroppo ho l'allergia, ormai l'imprint che ho ricevuto è quello, no? Però change, no? Adesso tutti sto change, per cui anche nel campo della formazione, tutto, no? Addirittura change è una parola performativa, cioè nel dirlo ti succede qualcosa. Allora, di nuovo, sono cose antiche che uno, vabbè, le ha riadattate, le ha rivendute. Sarebbe la metanoia, cioè la disponibilità a cambiare. Traduciamo con conversione, ma conversione è ambigua, perché noi di solito intendiamo passare da una religione a un'altra, per dire. No, la metanoia è proprio, sarebbe da spiegarla un po' meglio, se qualcuno è esperto, portate pazienza, non faccio accademia qua, ma per non annoiare, però la disponibilità a un cambiamento riparatore, cioè a non continuare nelle stesse vie se non portano un bene, la fluidità è una cosa che, uno dei doni che ci dà la morte. Perché? Perché la morte ti insegna che tutto cambia, perché è un continuo cambiare. Il sole muore, e la sera il sole muore, dopo 14 giorni muore anche la luna, no? Cioè è tutto, muore il grano, muoiono le piante, cioè tutto continua a cambiare. Quindi la vita è solo cambiamento, e la morte quindi è dentro il cambiamento. Quindi dove c'è cambiamento ci deve essere la morte. E allora dove non c'è cambiamento
che non c'è vita. Può sembrare strano. Quindi uno deduce, se vuol fare il logico, che la morte, se è cambiamento, è nella vita. E l'opposto della vita non è la morte. Perché se la morte è cambiamento è vitale, perché infatti l'acqua che scorre è viva, l'acqua stagnante è morta. Per cui, qualora uno non fosse una persona disposta ai cambiamenti, il piano provvidenziale è molto chiaro, perché se proprio alla fine c'è il regalo finale. Se non l'hai fatto tu, lo fa la vita. Con la morte ti dona l'ultimo cambiamento. Perché dobbiamo essere come l'acqua, scorrere sempre, foscolo, con il suo atteggiamento un po' particolare. Per cui lui dice, cos'è la vita, cos'è l'esistenza, no? Pentimenti sul passato, noia del presente, timore del futuro, ecco la vita. Solo la morte, a cui è connesso il sacro cambiamento delle cose, promette pace. Cioè, è il sacro cambiamento, il cambiamento sacro. Vede che c'è però un aggettivo che qualifica. Perché nemmeno il cambiamento di per sé, è il sacro cambiamento che è vita. È per questo che noi, diciamo nel nostro modello di pensiero, che ormai è anche abbastanza un riferimento nel mondo della cura di fine vita, sulla spiritualità, noi usiamo dire che la morte non è l'opposto della vita. Questa è stata una grande fregatura, Qualcuno ci ha messo in testa che la morte è l'opposto della vita. Ma perché? La morte è intrecciata e abbracciata alla vita, è uno delle componenti della vita. In opposizione alla vita non c'è la morte, c'è altro, poi dovete arrivarci da voi. Perché se no non capite quello che è essenziale. La morte è un passaggio della vita, interno della vita. A questo riguardo, per educare a questo, gli antichi avevano elaborato quello che gli antropologi classificano in modo unitario con un termine che ogni popolo aveva il suo, che è l'iniziazione. L'iniziazione era sempre un processo di morte e rinascita, morte e resurrezione, per educare esperienzialmente, perché noi i concetti, adesso non voglio creare un dispiacere alla filosofa, però i concetti non cambiano le persone, no, i ragionamenti non cambiano le persone, sono solo le esperienze. Per un bel pacchetto di millenni di umanità, l'umanità ha sempre educato al fatto che la morte non è l'opposto della vita attraverso l'iniziazione, cioè far fare un'esperienza forte che ti fa capire che la morte è dentro la vita. Per cui il giovinetto, quando all'epoca della pubertà, veniva portato nel bosco, che è il regno dei morti, no? Dell'oscurità, la selva oscura e tutto, abbandonato lì, spesso scavando delle fosse, ce lo deponevano, lo coprivano ovviamente con un graticcio che permettesse di sopravvivere, se no, oppure venivano dipinti con i colori della morte e tutto, e poi tutto, tra l'altro, complesso di Edipo lì non esisteva, e veniva pianto perché è morto, e tornava un altro che non era più figlio ma era fratello alla pari. Quindi cambiavano i rapporti, perché paternità e maternità erano solo divine e noi eravamo tutti fratelli, pensa quanto era sano anche da tanti punti di vista, no? E questo era un neonato. Pensate a che esperienza facevano sti giovinetti, che morire era una fortuna. Cioè morire ti cambiava di status, finalmente non è più assoggettato, era la pari, conoscevi i segreti del villaggio, avevi diritto di parola, parlavi in assemblea, era un guadagno essere morto. Per cui ti educavano esperienzialmente a questo, non con un concetto. E dice tutta poi la grande cultura che è arrivata fino ai misteri Eleusini, che era ciò che ha fatto, secondo Aristotele, è ciò che ha fatto grande la Grecia. Erano tutti esperienza di morte e rinascita, morte e resurrezione, cioè dovevano mimare questi, il poco che sappiamo, perché i segreti sono stati custoditi abbastanza. Tra l'altro molto è stato un padre della Chiesa a darci elementi, Clemente Alessandrino, che ha ricevuto questa iniziazione. Era un'iniziazione di morte e vita, per cui la morte non è l'opposto della vita, la morte è dentro la vita. Si muore mille volte, per cui uno muore da bambino, nasce come adolescente, muore da adolescente, nasce come adulto, muore da studente, nasce come lavoratore, è un continuo. E se tu ti educhi a questo, quella lì è soltanto l'ultima di queste morti nella nostra vita biologica, di un lungo processo di morti che preludono a qualcosa di nuovo, spesso più significativo, il sacro cambiamento.
E l'ultimo dei tre doni che ho elaborato un po' dai grandi pensatori antichi è il carpe diem. Ma di nuovo ambiguo, eh? Perché il carpe diem è il motto del consumismo di per sé, ma anche il motto degli spirituali. Per cui se tu non ci aggiungi una qualifica, non sai quale dei due stai usando. Ecco, pensate che la felicità è il grande movente dell'umanità. All'epoca di Gesù erano state elaborate 120 teorie filosofiche sulla felicità, no? La felicità è un grande movente, ma penso che tutti noi qui presenti vorremmo essere felici, e se dovessimo mettere in moto qualcosa di significativo per prendere una decisione, è la felicità la spinta che ci interessa, quella preziosa, no? Però c'è un piccolo problema. E non so se conoscete Daniel Kahneman, è stato premio Nobel per l'economia, grande scienziato cognitivo. Lui dice, con le sue competenze, che cos'è la felicità? A parte cos'è la felicità, diciamo, quali sono le condizioni della felicità, no? Per i presenti in questo incontro sicuramente risulteranno abbastanza banali. Dice, ma che roba scontata, è ovvio. Felicità sono relazioni di cura ed amore, no? Dice, ma che scoperta, no? Però c'è un problema evidenziato a Kahneman, ma soprattutto da Richard Layard, che è stato uno dei padri dell'economia della felicità, che per quanto noi diciamo che felicità siano relazioni di cura e d'amore, noi constatiamo che la nostra civiltà, le relazioni di cura e d'amore sono precipitate. Layard proprio ne fa un elenco dettagliato, dice appunto c'è un calo vistosissimo di matrimoni, aumento di separazioni, non era cattolico, non è una predica cattolica, lui ragiona in termini di relazione, di capacità di costruire relazioni, non equivocate che parla un prete, allora vuol dire, qui stiamo parlando antropologicamente, sociologicamente, del fatto del... E poi appunto una diminuzione drastica di tempo che i genitori passano con i figli, sottrazione massiccia di ore quotidiane alla socialità in favore di tempo passato collegati a computer, televisione, internet, cellulari e via di seguito, no? Quindi, allora, noi diciamo, gli scienziati sanno quali sono le condizioni della felicità, e la nostra civiltà così sviluppata, intelligente, sapiente, scientifica, che ha tutti gli studi scientifici, sta andando in direzione opposta. Ma siamo stolti? Cioè, ce ne rendiamo conto? Qualcuno l'ha constatato? E poi la relazione, un altro termine ambiguo, durante la pandemia Covid, lockdown, tutto, la relazione, riscopriamo l'importanza della relazione. Ma siete sicuri che è così importante la relazione? È preziosa la relazione? È una cosa bella e buona? Se non è qualificata, no. Anche lo schiavista è in relazione con lo schiavo. È in relazione di cura e d'amore. Perché vogliono che siate in relazione a quello che la pubblicità vi propone, a tutto quello che... E infatti, diciamo, ciò che sta notando rispetto a questo carpe diem è molto interessante, che, a parte voi che riempite le chiese, oggi le chiese sono vuote, ma i templi in generale sono vuoti. Tranne, diciamo, qui in Occidente si è visto negli ultimi tempi una religione che è veramente dilagata ampiamente, è pervasiva. È raro trovare un posto in cui, cioè, a livello ecclesiale, in cui la gente settimanalmente si trova una mezza giornata, una giornata intera di ritiro, o che dedica ogni giorno alle pratiche richieste a questa religione ciò che è richiesto. Uno con fatica va a messa la domenica quando è un praticante, non vedendo l'ora che sia finita, e invece questa religione è così convincente, perché è interessante, bisogna capire come fa a essere così convincente. Le persone frequentano il luogo di culto dalla mattina alla sera con tutti i riti necessari, no? E il consumismo. La domenica si passa nel tempio, che è il centro commerciale, con tutti i sacri riti, il pasto sacro. Perché? Perché proprio lì, cioè, noi abbiamo dei bisogni fondamentali. Se non vengono saziati con ciò che gli è adeguato, vengono saziati da surrogati di morte. Per cui noi abbiamo bisogni infiniti, visto che, come diceva Anna Maria, quindi ci propinano prodotti infiniti. Ma noi abbiamo desideri infiniti perché vogliamo l'infinito. Quindi è sempre religioso ciò che stiamo vivendo, ma in modo inverso. Però la cosa interessante, oltre al calo massiccio di relazioni, è il fatto che, in un'inchiesta fatta con studenti universitari,
è più del 70% degli studenti universitari d'Occidente alla domanda cos'è la felicità rispondono fare un sacco di soldi. E capite che questi passano la vita a pensare di fare un sacco di soldi, poi non ci riescono nemmeno, quindi doppia delusione, per poi scoprire quando si ammalano, c'è un bestseller di un'infermiera neozelandese, i rimpianti, i 5 rimpianti, no? Prima di morire rendersi conto che hanno dedicato la vita a qualcosa che non li faceva felici e che l'hanno buttata via e non hanno fatto ciò che li avrebbe fatti felici, stare con le persone amate, ma è troppo tardi. Capite qual è il problema? Che se non contempliamo la morte, pensiamo che la vita è usa e getta come tutti i prodotti che ci danno. Non è usa e getta. Allora carpe diem, ama oggi. Non dire vabbè oggi me la godo in quel modo superficiale. Il mio carpe diem è profondo, il loro è consumistico e superficiale. Io voglio amare oggi più che posso. Vorrei essere sazio. Pensate all'espressione semitica. Un anziano è chiamato sazio di giorni. È un problema serio, Perché immaginatevi, questo è il carpe diem, no? Qual è il tuo cibo preferito? Ma non importa, a caso non è gelato. E il tuo? Il tuo cibo preferito? Chi? Broccoletti. Il tuo? Lasagne, broccoletti, gelato. Tu? Chi? La pizza. Allora, vengono 8 tir di pizza, 10 tir di gelato, 4 tir di broccoletti, poi non so cos'altro c'era di... Poi un cargo di lasagne, le mangi tutte? No, quando sei sazio il resto lo avanzi, è inutile che sia lì. Il problema è che noi non ci saziamo di vita e quando arriva la morte, porca miseria, cioè mi sottrae qualcosa di cui non mi sono saziato. Io mi voglio saziare ogni giorno di vita in modo che quando... ce n'è dell'altra, non sono pieno, sono sazio, mi può bastare, è chiaro? È questo il carpe diem, che quando arriva dico, guarda ce n'è dell'altra, la vuoi o no? Ma sono sazio, basta, mi può bastare. Ma il problema è che non siamo sazi di vita perché non capiamo questo carpe diem ed è la morte che ci ricorda che è meglio saziarci subito, perché se lasciamo da parte di farlo e si accumula, perché poi dopo uno arriva a 50 anni che non, per 35 anni non si è saziato, rimane un bel arretrato, capito? È chiaro che uno dice no, non ce la faccio, ma se invece uno è sazio e quei 35 anni, 40, 50 si è saziato, dice va bene, sono libero. È questo secondo me che non siamo capaci di fare, saziarci di vita al punto tale che, lo dice uno che ci crede fermamente, è molto meno interessante sapere se c'è vita dopo la morte che sapere se c'è vita prima della morte. Se siete vivi prima di morire è più importante rispetto a sapere se siamo vivi dopo che siamo morti, perché se siamo vivi prima di morire saremo vivi anche dopo morti. Quindi iniziamo a occuparci della vita ora più che della vita dopo, perché quella dopo viene da questa, dall'essere vivi, da essere trovati vivi dalla vita. Questo è il carpe diem che ci insegna la morte ed è fondamentale. Pensate, no, nel vialetto qui sotto c'è della ghiaia. Ora, se io prendo una manciata di ghiaia e giro tra le vostre panche e vi offro un sassolino di questa ghiaia a 20 euro, me lo pagate? Dubito, ok? Ieri ero un corso all'Unione Buddista, una donna mi fa, ma se me lo darei magari sì. Ho detto, vabbè, allora sei poco furba. Ho detto, nessuno mi darebbe 20 euro per un sassolino, va bene? Però se vi porto un sassolino più piccolo di quello lì e vi chiedo 2000 euro me li date, se ce li avete. Si chiama diamante, è un sasso. Non ditemi perché è trasparente cristallino, perché se giro con dei fondi di bottiglia ci cascate tutti, secondo me. Cioè, non credo che li sapete distinguere, ok? Quindi è un sasso che, siccome è raro, molto più della ghiaia che la trovi gratis ovunque, vale tanto, è raro. Ma questo istante che stiamo vivendo qui ora in questa sala, no? Gli sguardi che
ci incrociamo, l'aver conosciuto Don Francesco, di cui abbiamo parlato molto bene, incontrato Anna Maria, i nostri respiri che si incrociano, queste mura, queste pietre, il lago che abbiamo attraversato, è una sinfonia di cose unica e irripetibile, non succederà mai più. Ma mai più, perché? Perché moriamo. Se fossimo all'infinito qua, forse ricapita, renderebbe banale questo. E se è unico e irripetibile, ha un valore incommensurabile. Se il diamante vale tanto, perché è raro, quanto varrà questo momento grazie al fatto che la morte pone un limite e ce lo rende quindi di un valore incommensurabile? Noi dobbiamo capire questo, che se noi contempliamo la morte sappiamo cos'è la vita, se noi non contempliamo la morte siamo vittime di una trappola mortale. Lo so che può sembrare strano, però oggi succedono purtroppo delle cose un po' sconcertanti, noi le studiamo, però stanno cercando in tutti i modi di far finta che la morte non esiste, perché è molto funzionale al consumismo, al punto tale che hanno inventato vendono questi servizi di immortalità digitale, no? Tu compri un pacchetto di messaggini, di MMS, di videochiamate e dopo morto c'è una macchina che te li continua a mandare a tutti i tuoi amici, no? A parte sono anche dei begli imbroglioni, perché in realtà non è un'immortalità, perché quando è finito il conto che gli lasci sei morto anche digitalmente. Però la cosa forse che è un po' più triste è che adesso esistono queste app, ne stanno studiando un po' di cose che anche secondo me un po' inquietanti, con cui vengono rielaborate le personalità del morto e quindi non è più un pacchetto che lasci da parte, ma è quel morto reinterpretato dal mondo virtuale che è attuale. Per cui, non so, magari è qualcuno che è morto che ti chiama, oh, com'è andata lì a San Magno, ti sei trovata bene? Ma questo è morto. Ora, c'è qualcuno che sostiene e dice, sì, ma perché così almeno uno non ci pensa, ho capito? Ma guardate che noi siamo fatti anche di profondità e una parte profonda di noi sa cosa è successo, la parte superficiale no, e ci spacchiamo in due. È insano, tutti gli studiosi lo sanno, quanto è insano. Addirittura hanno costruito dei macchinari che ti permettono virtualmente di abbracciare la persona morta. Ma il problema è che non è morta, è viva altrove. Quindi il lutto, che è un processo fondamentale, so che voi ve ne occupate, che è un processo fondamentale, non avviene. E se non avviene, non scopri il rapporto nuovo con quella persona, che è un altro. Non è lo stesso di prima. Ha bisogno di un percorso che è fatto anche di lacrime, e tu non gliele fai versare. Adesso circola una dottrina che vorrei identificare, perché un giorno andrà proprio anche un po', diciamo, demolita, una dottrina molto in voga, perché mi arrivano tante persone in lutto che dicono che il suo counselor, il suo questo o quello, insomma, gli hanno detto non piangere perché blocchi il percorso di quest'anima. Beh, dico, ma dove, a parte che anche professionalmente si pongono una posizione molto a rischio, che si permetta, ma che si sono preparati. Ora, da quando qua l'umanità sa cosa fare? L'umanità ha migliaia di anni di storia, ha sempre pianto un morto, che adesso non bisogna più piangere i morti. Ma ad essere molto in voga, perché ormai mi sono capitate decine di persone così, ok? Allora, attenzione, blocchi il percorso di quest'anima. Ma primo, dove l'hai trovato? No, dico, anche nelle sapienze, dimmi la fonte di una cosa di questo genere. Poi io parlo da cristiano, magari forse questo può non convincere tutti, però quando è morto Lazzaro il Signore ha pianto ed era il padrone della vita e della morte, al punto tale che mi sono persino detto, non è che l'ha resuscitato con le sue lacrime? Perché di solito quando tu pianti un seme, diciamo della pioggia oggi, se non lo bagni muore, non nasce, non germoglia. Quindi quella vita nuova è nutrita dalle nostre lacrime, si devono versare, ma per irrigare questa vita nuova, perché non soffochi. Per cui non dobbiamo aver paura di dire morte, perché la morte è dentro la vita, perché noi ci inventiamo degli eufemismi per non dire questa parola, che hanno delle inverosimili, no? Ci ha lasciati. Guardate che affettivamente essere lasciati è orribile.
Quando uno mi ha lasciato, dice, mi ferisce che di essere stato lasciato. È scomparso. Oh, ma se qualcosa scompare, io lo cerco, no? Cioè, ma non è più semplice, è morto, quindi può essere vivo. No, perché adesso ci siamo inventati il fine vita. Prova a dire c'è vita dopo il fine vita, non funziona più, no? Invece si può dire che c'è vita dopo la morte, sono abbracciati. Guardate che il rifiuto della morte ha tutta una serie di conseguenze molto pericolose. Purtroppo so che ci sono anche persone, poi io ci sono, dopo, se qualcuno ha bisogno di due parole, soprattutto se rimane un po' toccato da quello che dico, però purtroppo va detto, gli studi ci dicono che l'occultamento della morte, il non parlarne, non averne rappresentazioni, non aver fatto vedere i nostri giovani e i propri cari morire e andare a salutare i cimiteri, è una delle cause del suicidio adolescenziale e giovanile, perché non sanno che è irreversibile. Per cui, questo ormai sono studi fatti, il Centro di Medicina Adolescenziale della Sapienza, gli centri di studi del Canada, dell'America lo sanno. Cioè, è nell'illusione di allontanare la morte, non parlandone, l'avviciniamo. Uno dei padri degli studi sulla morte, Louis Vincent Thomas, dice: esistono società che rispettano l'essere umano, sono quelle in cui la vita, seguendo la saggezza, protegge se stessa, lasciando spazio all'idea della morte. È strano, sembra paradossale. Al contrario, società necrofile, devastate da ossessioni patologiche, sono le nostre, in cui la cultura della morte è negata, sepolta con la stessa cura con cui si sotterrano cadaveri. L'esperienza concreta dell'antropologia dimostra che negare la morte genera morte. Noi questo l'abbiamo denominato con un termine, io e una mia consorella psicoterapeuta, la sindrome di Samarcanda. Avete presente la canzone di Vecchioni? In realtà è un mito estremo orientale, poi medio orientale, poi anche un protagonista è Salomone, tutto molto interessante, no? Questo cavaliere alla corte del re incontra la morte che lo guarda storto, si spaventa, chiede la Ferrari dell'epoca, un cavallo degno di un re, per scappare dalla parte opposta e casca tra le braccia della nera signora. Interessantissima questa storia. Siamo noi, quello che dice lui Vincent Thomas, noi fuggendo alla morte caschiamo tra le braccia della nera signora. Anche qui, perché la morte è ambigua, non è che la morte è un bene, la morte è uno spazio di libertà. Se scappi dalla morte diventa nera signora, se stava lì e la abbracciava era vita. È chiaro? Questa ci dice la canzone, no? È molto interessante, però noi stiamo sempre in superficie. Tra l'altro un'altra cosa interessantissima, abbiamo fatto una ricerca, è stata tra l'altro dura purtroppo ottenere la validazione a livello scientifico internazionale dei tanatologi, perché abbiamo fatto una ricerca sul mondo adolescenziale con la mia università, condotta anche da noi, in cui iniziamo a parlare di morte ai bambini e agli adolescenti, no? Insegnandogli che vulnerabilità e finitudine, termini tecnici, cioè il fatto che soffriamo, siamo feribili e che siamo mortali, sono risorse che ti cambiano la prospettiva di vita se unita a uno sguardo spirituale. E gli scienziati ovviamente lì si sono paralizzati. La mia direttrice è molto laica, è stata molto decisa e insomma, dopo un bel percorso siamo riusciti a far validare questa ricerca, che sono dei misuratori che cambia la qualità della vita, la capacità di gestire emozioni, tutta una serie di cose, ma è interessante, educa la non violenza. Perché se tu non ti percepisci come vulnerabile e aperto alla finitudine, non concepisci che l'altro lo sia e non capisci la portata dei tuoi atti violenti verso l'altro. Siamo anche più vulnerabili al cosiddetto terrorismo. Pensate che abbiamo fatto un convegno all'epoca col punto interrogativo, no? Terza guerra mondiale, punto interrogativo, adesso forse va tolto il punto interrogativo, e con gli studi fatti siamo più vulnerabili nel nostro terrore della morte a qualsiasi piccolo gesto venga fatto contro un morto nostro, ci mette in ginocchio. Ci sono paesi che con 10.000 morti vanno avanti senza timore, capito? Cioè, c'è tante cose che derivano anche nell'ottica della non violenza. Quindi, come facciamo a farla diventare sorella? Allora, ci sono delle cose che dobbiamo considerare e
ancora questi ultimi 10 minuti, vediamo quale, e sarebbe bello che voi ci lavoriate, che siano tanti i luoghi in cui si generano dei percorsi in questa direzione. La prima cosa è la consapevolezza che la morte può essere la grande occasione, può, non c'è nessun automatismo, però va preparata, ci vuole consapevolezza, e pertanto di aderire a quella grande tradizione che dice che la morte improvvisa non è la più desiderabile. Eppure se io dovessi fare un'indagine tra di voi, mi sa che la maggior parte mi direbbe: come vuoi morire all'improvviso, magari mentre dormo? E invece sapete che per millenni si è sempre detto il contrario? Pensate ai nostri nonni, no? Libera nos domina, fame, a peste, a bella morte improvvisa. L'abbiamo tutte, la fame, la peste, la guerra. E la morte improvvisa, perché? Mio padre, quando ha fatto il funerale a suo fratello, è salito in macchina, la prima cosa che ha detto: fa fortuna che Rinaldo, suo fratello, è morto di tumore. Avremmo coraggio di dirlo? Il direttore della più importante rivista medica, il British Medical Journal, ha fatto un editoriale 2 o 3 mesi fa dicendo: la morte più desiderabile è quella per tumore. Si scandalizzano. È la più gestibile, il dolore è molto controllabile, ma soprattutto annunziata. Ti dà il tempo di diventarne il protagonista. La morte improvvisa invece viene strappato agli altri, e chi la vive dall'altro lato pensa di aver subito un torto, uno scippo. Quindi la morte improvvisa i popoli non l'hanno mai ritenuta desiderabile, ma la morte non è più improvvisa se tu la prepari e quando arriva sei pronto. Scompare la morte improvvisa non è più quindi dipendente dal fatto esterno, quando tu dedichi la tua vita a prepararti ogni giorno al fatto che può essere l'ultimo giorno, cioè vivere quel carpe diem. Perché? Perché la morte è ineluttabile. Pensate anche rispetto all'inizio con Epiteto, no? Nella Bhagavad, nel Mahabharata, c'è un testo, Bhagavad Gita, grande epopea indiana, no? Il saggio Yudhishthira riceve la domanda da uno, dice: ma qual è la cosa più stupefacente dell'essere umano? L'essere umano stesso, perché vedendo altri morire, intorno a sé non pensa mai che morirà. Edward Young, un poeta settecentesco britannico, no? Constatava ironicamente: tutti gli esseri umani credono che tutti gli esseri umani siano mortali tranne se stessi, no? E un po' siamo così, la morte è ineluttabile. È curioso che sembra quasi che l'unica cosa certa che abbiamo sia quella che è relegata veramente tra le cose di cui uno non si deve occupare. Ci prepariamo a tutto. Con la protezione civile ci prepariamo anche all'alluvione, al terremoto, e nessuno ti fa preparare al fatto che devi morire? Alfonso Liguori dice: ma un nocchiero che parte con la nave e non ha l'ancora, le gomme, tutto ciò che gli serve, soprattutto per la tempesta, non direste che è un pazzo? E voi non siete tali se affrontate il viaggio della vita senza avere le attrezzature per affrontare la morte. L'altra cosa che voi vicini a Napoli ben conoscerete è il fatto che la morte ci rende tutti uguali, no? Totò, la livella. Attenzione, non è nel senso della ruspa che schiaccia tutto, è nel senso che ti fa capire ciò che conta nella vita se la morte è una livella. Se la morte livella le cose che per le persone di solito sono importanti, vuol dire che rispetto alla morte, che è il culmine della vita, non sono importanti. Alessandro Magno, davanti alla bara di, scusatemi, Diogene, di fronte alla bara di Alessandro Magno, diceva: ecco colui che fino a ieri calpestava la terra, oggi dalla terra viene ricoperto, ieri tutta la terra non gli bastava, ora gliene bastano 7 palme per la sua fossa, ieri conduceva sulla terra gli eserciti, ora è condotto sottoterra da pochi becchini. Cioè, come dire, tu sei un imperatore, ma lì siamo tutti uguali. Quindi cosa conta nella vita? Potere, successo, ricchezza? No. Conta ciò che non è livellato dalla morte, l'amore, che rimane. Capite? Perché è geniale tutto in quello, però va aggiunto quel. E la morte poi è liberatrice, lo so che può sembrare strano, no? Però la morte è una grande liberatrice, perché alla fine
è quella che ci apre la porta a un oltre che rimane un mistero. Quello che Foscolo dice, no? Solo la morte promette pace. La poetessa Dickinson, per certi che non sono vissuti, se non in punto di morte, una sferzata di morte, sferzata di vita, perché sarebbero morti se fossero vissuti, ma cominciarono a esistere quando morirono. Non so se conoscete qui Arturo Paoli, è stato un missionario, un grande missionario. Lui, quando si è ritirato, è venuto a Lucca, dove io settimanalmente sono a Lucca, lo conoscevo ai tempi della, quando veniva la Procivitata, la Cittadella, no? Incontrato qualche volta, poi dopo l'ho frequentato, è tornato. A parte è un personaggio fantastico, quanto a cambiamento. Lui compiva gli anni vicino a Natale, a dicembre. Una volta gli ho portato un libretto sull'etica cristiana vegetariana, aveva 98 anni mi sembra, è diventato vegetariano. La sua sorella arriva con lo zampone e il cotechino: sono diventato vegetariano, ma potevi aspettare dopo Natale, dico almeno. L'anno dopo gli ho regalato un libretto sulle pratiche ascetiche legate all'alimentazione, ad esempio gli alcolici, i monaci non li bevono tutto, ha fatto svuotarlo il maglietto degli alcolici. Pensate che disponibilità di cambiamento, no? Sempre elastico, no? Poi ho scritto un libro, perché i consacrati portano la barba, no? La barba da Ronne, si è fatto crescere la barba. Io ho anche un libretto, lo yoga per pregare, ho detto no, questo non glielo porto, mi si mette a fare yoga a 102 anni. Detto dopo, ecco, lui un giorno mi fa, io lo recito il mio mantra, no? Dice, Signore, quando vedrò il tuo volto, no? Però a un certo punto incomincio a dirlo, Signore, quando vedrò il tuo volto? Oh, ma lo dico sul serio, ma che mi hai condannato all'ergastolo? Capito? Cioè, la morte era liberatrice per lui, perché vede il volto. Al punto tale che quel ricordati che devi morire, no? A parte che fa sorridere che uno dei grandi film italiani, no? Non ci resta che piangere. Se vi dico, cosa vi è rimasto in mente di quel film? Bene, siete promossi a metà. Perché il pezzo più interessante, il pezzo dopo, tutti ricordano, dicono, è la risposta di Troisi alla seconda volta, la prima è fatto come voi, ricordate che mi ripeto. Ve lo siete segnati? Appunto. Quindi, ma perché ricordati che devi morire? Guardate che invece che angosciare è liberatorio. Platone dice che toglie la paura di morire il ricordo della morte. Gli epicurei dicono che il pensiero della morte rende prezioso l'istante. Per gli stoici ti rende eroico. Per Bierdaev, un grande pensatore russo, ti dona la supercoscienza. Cioè, ognuno dice, la psicoterapeuta che ha accompagnato Mitterrand dice che gli ha donato una gioia insaziabile per la vita. Cioè, ragazzi, in realtà non è andata come, non va come pensavamo. Perché la contemplazione della morte, alla fine, toglie tante preoccupazioni, dona all'interiorità una libertà, una saggezza, toglie proprio tanti progetti illusori, ridicole presunzioni, esaltazioni comiche del proprio ego, e dona tanta imperturbabilità. Noi abbiamo paura di fare qualcosa che non abbiamo mai provato. E perché non proviamo prima di dirlo? La morte è la grande consigliera, senza di lei non vediamo la realtà, senza di lei non entriamo a fondo nella realtà. E vi chiudo leggendovi una lettera di un personaggio che penso che conosciate, ma vi dico dopo chi è. Una lettera del 1787, ricevo notizia che mi abbatte molto, so che lei è malato, spedita a suo padre. Questa notte io spero veramente che lei stia meglio, nonostante abbia fatto l'abitudine a immaginarmi il peggio in ogni cosa. Dato che la morte a ben guardare è la vera meta della nostra vita, la morte a ben guardare è la vera meta della nostra vita, allora sta dicendo grossa, Io già da un paio d'anni sono in buoni rapporti con questa vera, ottima amica dell'uomo. Vera, la morte è vera, ottima amica dell'uomo. Così che la sua immagine non solo non ha per me più niente di terribile, ma anzi molto di tranquillizzante e consolante. Wolfgang Mozart. Ringrazio Dio di avermi concesso la fortuna e l'occasione di riconoscere nella morte la chiave della vera beatitudine. Non vado mai a dormire senza pensare che per quanto sia giovane il giorno dopo potrei non esserci più, e di tutte le persone che mi conoscono nessuno può dire che abbia un modo di fare imbronciato triste. Ringrazio tutti i giorni il Signore per questa beatitudine che auguro di cuore a tutti gli esseri umani, che io auguro a voi. Perché capiate che la morte è il supremo dono della vita
per essere veramente nella vita. Un raccontino ebraico dice di Mosè, no? Usa un'espressione strana, la morte di Mosè è il bacio di Dio, no? E io mi sono interrogato, ma in fin dei conti, guardate che anche il Cantico dei Cantici, no? Dice forte come la morte è l'amore. Pensate al poeta Leopardi, no? Cose qua giù, amore e morte, cose qua giù, sì, belle non hanno il cielo, non hanno le stelle. Amore e morte sono le cose più belle che esistano? Ma com'è possibile? E allora basta pensarci, no? La morte è il bacio di Dio. E lo scambio d'amore tra chi si ama da sempre avviene in due modi. Scambiandosi la vita. La vita la misuriamo se il cuore batte, siamo vivi, se respiriamo, siamo vivi. Infatti c'era lo scambio di sangue, il patto di sangue, il mio sangue entra nel tuo sangue, siamo un sangue solo. E pensate infatti agli ebrei musulmani, perché non mangiano la carne se non è stata dissanguata? Perché il sangue è vita, quindi è divina, è dentro, in ciò che mangi non puoi, perché la vita è di Dio, quindi deve uscire. È soffocata, il respiro è vita, è divina, e deve stare dentro. Tra l'altro nella meditazione la recita del mantra è sempre appoggiata o al battito del cuore o al respiro. Facciamoci qualche... così, cerchiamo di intuire il mistero, no? Però uno scambio è col sangue, l'altro scambio è il bacio. Il bacio è il modo in cui i due che si amano diventano una cosa sola. Perché io respiro, respiro l'amata. Siamo un respiro solo. Ma quando moriamo, cosa facciamo? Il mio respiro entra definitivamente nel respiro dell'amico divino. Per cui morire è un bacio tra noi e l'infinito. È un bacio infinito. Grazie. Allora, noi ci prendiamo qualche minuto per farci coccolare ancora dalla musica, in questo modo anche far sedimentare un po' tutte le cose che padre Guido Alberto ci ha detto. Sia lode all'inviolato. Attraversate di tempeste e quante prove antiche e dure ed un aiuto chiaro da un'invisibile carezza di un custode. Degna è la vita di colui che è sveglio, ma ancor di più di chi diventa saggio e alla sua gioia poi si ricongiunge, sia lode, lode all'inviolato. Lode all'inviolato. E quanti personaggi inutili ho indossato, io e la mia persona, quanti ne ha subiti. Arido è l'inferno, la sua via, quanti miracoli, disegni, ispirazioni
e poi la sofferenza che ti rende cieco. Nelle cadute c'è il perché della sua assenza. Le nuvole non possono annientare il sole, e lo sapeva bene Paganini che il diavolo è mancino e subdolo e suona il violino. Che il diavolo è mancino e subdolo e suona il violino. Allora, sia lode all'inviolato, questo ennesimo gioiello artistico di Franco Battiato, che tra l'altro padre Bormolini ha conosciuto, conosceva bene, no? E essendo stato vicino a lui spiritualmente anche durante gli ultimi tempi, la malattia, la morte e poi il saluto, insomma, vero? Questo nostro pensiero che va verso l'inviolato, l'assoluto in noi, l'infinito a cui tendere, è presente anche in questo libro, che è uno di quelli che potete trovare alla Botteguccia e qua fuori, L'arte della meditazione, e nelle ultime pagine sono riportate alcune riflessioni, tra l'altro anche dello studioso che ha fatto la prefazione all'introduzione al libro, ovvero Giorgio Nardone, che mi hanno molto colpito riguardo alle potenzialità creative degli stati intermedi tra la coscienza e l'incoscienza. E la riflessione che conduce alla meditazione è suggerita da alcuni passaggi che io proprio super sintetizzo, intanto perché mi piacciono, perché il primo è conosci te stesso, no? È il monito dell'oracolo, e scendi nella tua anima in profondità anche negli inferi, e mi è piaciuto moltissimo, quindi nelle tue piaghe più dolorose, nelle tue miserie. E poi alla fine dice padre Bormolini, il nostro cuore, i nostri occhi, la nostra mente dovrebbero infatti essere sempre pieni di qualcosa di grande che ci trasformi. Ho visto in questo passo uno spunto importante a una meditazione necessariamente al confine tra coscienza e incoscienza, come peraltro suggeriscono molti ultimi studi neuroscientifici, per esempio la mente corporea, embodied mind, se vogliamo usare gli inglesismi, eccetera. E so che padre Bormolini, tu suggerisci molto la pratica dello yoga. Allora mi chiedevo come puoi spiegarci come mai questo particolare stato dell'anima intermedio è propedeutico alla preparazione alla meditazione, e poi se vuoi, se questo come si integrerà poi nel progetto che stai facendo. Allora, intanto sul tema coscienza si aprirebbe un mondo, perché noi abbiamo, purtroppo, noi occidentali moderni molto scientifici, abbiamo la tendenza di impossessarci di termini e di dargli un'attribuzione unica, univoca, in contrasto con la storia millenaria, no? Per cui noi adesso ormai, però usiamolo anche noi perché sennò non ci si capisce, però intendiamo coscienza quello che sarebbe adesso, noi siamo tutti coscienti, no? Se uno sviene incosciente, se uno è in coma incosciente, eccetera. E in realtà diciamo che per parecchi millenni si intendeva al contrario, noi siamo incoscienti ora, la coscienza l'abbiamo perduta, no? È un po' il mito di Eden. La meditazione è la strada per ritrovare la coscienza perduta. Nelle antropologie indoeuropee ci sono livelli della coscienza che dobbiamo riconquistare, che sono quelli originari. Se l'ultimo livello della coscienza, secondo la dottrina dei Kosha indoeuropea, è l'incontro col divino, vedere Dio volto, vedere proprio il suo volto, è la condizione edenica. Per cui l'abbiamo perduta, casomai. Non è che è quella che abbiamo ora. Allora, far meditazione è andare a riscoprire quella coscienza perduta, cioè quel luogo, quell'Eden perduto, che è la condizione di armonia che avevamo e che non abbiamo più. Ecco, le pratiche, in realtà, diciamo, nello yoga c'è una sola cosa
che non si trova nella cristianità, che sono le, perché per yoga tutti pensano cose ginniche da palestra, no? Ci sono un po' di equivoci anche qua, perché una volta un indiano me l'ha spiegata bene, io ho capito ora, perché i movimenti del corpo in certe posizioni hanno una funzione ben precisa, che serve proprio a conquistare dei livelli della coscienza, a predisporsi a meditazione e tutto. Niente quindi a che fare con la palestra ordinaria. È legato al sacro, per un palestra non te lo dicono, la meta, perché sono 8 membra lo yoga, le posizioni asana ne sono uno, non il più significativo. In Tibet mi dicevano, ah, tu fai quello strano yoga in cui fate anche delle posizioni. Per loro yoga era, cioè l'unione, era un'altra cosa, quindi già ci imbrogliano un pochino. Però un indiano mi fa, sai, sono entrato in una chiesa ortodossa, no? E dico, ma io ho visto sti preti, sti monaci che si alzano, si inchinano, gesticolano, si prostrano. E ho detto, ammazzate, diventeranno belli flessibili, apro una palestra di santa messa, no? Capito, no? In realtà è una disciplina psicofisica che predispone a un'esperienza profonda, quindi è molto utile. Era nota anche nel cristianesimo l'uso del corpo, nell'arte della meditazione ne parlo a fondo, addirittura quando San Domenico descrive tutti i 6 gesti di preghiera, no? Il corpo predispone alla preghiera e il corpo è il primo livello della coscienza, non abbiamo nemmeno coscienza del corpo, però bisogna entrarci. Attraverso questo noi scopriamo anche che questo intreccio vita e morte lo scardiniamo nell'opposizione proprio attraversando il corpo. È il primo passaggio, capendo che il corpo è supporto di qualcos'altro, che il corpo stesso è già un mistero, è una sinfonia incredibile che ti apre a qualcos'altro, pellegrinando nel corpo, è il primo passo. E scopri allora, quello che accennavo prima, che la vita è dentro il corpo e la trascende. Questo cambia la tua percezione di coscienza, come fanno quasi tutti i popoli, quando ti accorgi che il respiro respira, indipendentemente da te. Che il cuore pulsa e vive, indipendentemente da te. Cioè che la vita è più grande di te, non la comandi. Tu non puoi dire al respiro smetti di respirare, al cuore smetti di battere, perché la vita è più grande di te. E quindi non può finire col corpo. Perché dentro il corpo percepisci che supera il corpo. Quindi è un'apertura meravigliosa. E noi usiamo molti di questi strumenti nella preparazione alla morte. Perché stiamo costruendo questo borgo, che è un borgo in cui vogliamo far vedere in tanti aspetti. Intanto abbiamo scelto che fosse immerso nella natura. Perché a parte l'amico Stefano Mancuso, che prima ha scritto anche la quarta copertina, lavoriamo su alcune cose, e lui ha fatto degli studi, dicono proprio che c'è una differenza radicale tra curare una persona nel cemento o curarla nel verde rispetto ai percorsi che questa persona può compiere, no? Quindi immersa nella natura, in un luogo, infatti diciamo, ma perché l'avete fatto lì? È che così sperduto? Appunto, l'abbiamo fatto perché lo volevamo sperduto. E poi non c'era la strada, non c'era l'acqua, non c'era la corrente, c'era niente, c'erano le pietre cadute e tutti dicono, è impossibile. Ho detto, allora quindi è il nostro posto. Cioè, comunque senso il nostro posto? E dicono, se è impossibile, tocca a noi. Cioè c'è una differenza sostanziale tra l'azione di un imprenditore, preziosa, fanno del bene a un sacco di gente, però ha delle risorse e agisce quando le cose sono possibili. E uno spirituale, un sognatore, che agisce quando non ha le risorse e le cose sono impossibili. Se no è un imprenditore. C'è una bella differenza, no? Comunque rompevano tutti. Allora, insomma, abbiamo messo questo cartello all'inizio della strada, qualche confratello capita, no? Abbiamo messo un cartello all'inizio della strada attribuito a Einstein, chi dice che una cosa è impossibile non deve disturbare chi la sta facendo. Toglierci il problema, no? Ecco, e lì cerchiamo di fare, offrire una cura integrale, corpo, psiche e spirito insieme, in modo che chi è colpito da una malattia grave, cioè tutti noi, perché la malattia più grave, dice Platone, è la malattia originaria, l'esserci allontanato dalla sorgente divina della vita. Quindi siamo tutti un po' malati, certe volte a sprazzi, certe volte più cronici, però va bene. Poi ci sono i malati anche fisici, ma è un luogo per chi vuole cura, quindi siamo tutti un po' malati. Quindi non c'è una separazione tra il malato e il sano, perché non esiste. Quindi non c'è anche la ghettizzazione del malato. E poi è un villaggio di cura,
in cui tutti ci si prende cura e in cui la natura ti cura e ti prendi cura della natura. La natura parla, il grano, il grande messaggio del grano. Coltiviamo il grano, avremo il nostro mulino tutto, no? Il grano, sapete, che solo se muore è vivo, prolunga la vita. Perché il chicco verde non lo puoi mettere nella macina, non fa mica farina, eh? E il chicco verde non lo puoi seminare, non fa mica un'altra spiga. E poi il chicco verde era coltivato nel Mediterraneo rincalzandolo, non come in pianura padana, da un chicco di grano facevano fino a 120 spighe con decine di chicchi. Quindi non solo se muori sei vivo, ma se muori sei vivo di più, sovrabbondi. Chi mangia del pane, fatto con questo grano del mio corpo immolato in sacrificio per voi avrà la vita eterna. Lo conoscete questo versetto, no? Immagino. Conoscete tutti? Davvero? È Osiride 2500 avanti Cristo. Non è il Vangelo, ha copiato, eh? Ma il Vangelo copia e fa bene perché sono fatte antropologicamente universali. Noi, l'annullamento non è concepibile della mente umana. La morte è vita, chiuso. La civiltà umana sorge un po' di tempo fa. Non so se sapete più o meno quando sorge. Sorge la civiltà umana con la sepoltura dei cadaveri, dei morti, no? Solo che sono 100.000 anni fa le prime sepolture di morti. Sepolti in posizione fetale per essere partoriti alla vita che attende o colorati di ocra rossa, sangue e vita. Solo che c'è un dettaglio, no? In un libro ho letto, ma forse lo facevano per motivi igienici. Ma che c'era l'ASL che andava a vedere 100.000 anni fa, no? Era perché sapevano che la morte è una fine di vita. In più la ocra rossa è come l'oro per loro, valeva come l'oro, per cui vuol dire veramente che investivi in questo. Allora si può capire veramente che vale la pena preparare la gente a questo sposalizio. La meditazione è l'arte con cui tu sposi il visibile con l'invisibile, e quindi è il modo migliore di preparare la morte. E un'ultima cosa mi ha fatto sorridere quando mi ha raccontato di una mistica del Novecento che era terziaria, cioè viveva da laica secondo la spiritualità di un convento, quando si era ammalata era grave, ha chiesto di essere accolta nel convento e ha fatto fuori tutti i suoi soldi con grande inquietudine delle sue suore lì, che dice ma cosa fa? Perché ha chiamato una gioielliera, ha preso tutti i gioielli possibili. Poi ha chiamato la truccatrice, la parrucchiera, la sarta, ha fatto fuori tutti i soldi. Dice, ma tu sei impazzita, dovresti piangere per i tuoi peccati e fai questo. Dice, scusatemi, voi mi avete promesso uno sposo, non l'ho ancora visto, finalmente lo vedo l'abbraccio. Allora, abbiamo parlato di, neanche a farlo apposta, insomma, le cose che ci siamo detti poi vanno a finire su questo brano, secondo me, i riti di iniziazione, i misteri eleusini, gli stati intermedi e le modalità con cui, antropologicamente parlando, l'uomo ha sempre cercato questa gioia, in questo caso nella danza, e in ogni punto del mondo. Voglio vederti danzare.
intorno alla stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. La stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Dei ritmi ossessivi la chiave, dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli della bassa padana. Allora, siamo ai saluti e ringraziamenti. Il primo ovviamente a Padre Bormolini per aver portato qui nella nostra fraternità riflessioni complesse, profonde, importanti, ma con parole di gioia, anche di ironia e non ultima la tua fondamentale testimonianza di vita. Grazie alla musica e ovviamente anche a Franco Battiato per questo profetico passaggio su questa terra. E un grazie a tutti noi che siamo giunti qui da mille strade diverse, con mille fardelli differenti, ognuno con le proprie aspettative rispetto a ciò che Padre Bormolini ci avrebbe potuto dire, a ciò che avrebbe potuto aprire in noi, ognuno con in cuore qualcosa o qualcuno legato a filo doppio a questa nostra sorella morte. E vi ricordiamo che nella bottega e fuori trovate i libri, vi ricordiamo il nostro ristoro dove potrete bere un caffè, una tisana, mangiare un dolce, la fraternità e in generale vi diamo di provvidenza, quindi se volete fare un salto a rifocillarvi prima di invitarvi, se volete, a rimanere con noi alla celebrazione eucaristica, ci sarà anche Padre Bormolini con noi, e, che sarà alle 18. Grazie a tutti. Thank you.